siamo un video. Allora, okay. Si è chinato perché drizzati, drizzati, no, non in su. Ah, eccomi qua. Sai, allora, lui si chiama Igor Omrchen. Qualcuno mi dice, quando mi vedo dal vivo, ma non sei proprio così piccolo. Beh, io sono 1,87, sono loro che sono alti. Lei è? Lei è... Due io metri, sono 2,08. Cioè, perciò 2, tanta 2, roba. 0, 8, sì. Allora, sembra un ragazzino, c'è ancora un fisico... Sembra un bronzo di Riace. Anni, però 40 anni ormai. Come 40? Quasi 40 anni. Quasi 40 anni. Fermati un attimo, cioè... Tu sei arrivato a Cuneo che eri un bambino. Ero un bambino, 2000 era. Ok. E io ti commentavo. Quasi 20 anni. Ecco, sì, cioè, sì. È vero che hai smesso di giocare, non ci credo. Ho smesso di giocare, ho fatto 7 anni a Cuneo, 5 anni a Macerata e 7 anni in Giappone. No. Dopo 19 anni in giro ho deciso di dire basta. No, fermati. Adesso... Aspetta. Tornalo a dire come basta. Adesso basta, dopo 20 anni, quasi 20 anni in giro, dico basta. No, con la pallavolo faccio tifoso. No, perché mi ho rifatto, vedere il fisico del ragazzo che, cioè, se non gioca a pallavolo ma, lui... Ma solo da qua in su, le gambe non gli tocco, solo da qua in su. Igor, sono troppo curioso, dimmi una roba sul Giappone. Quanti anni sei stato? 7 anni. Una esperienza dove? Fantastica, 2 anni a Hiroshima, 5 anni a Nagoya, pazzesco, possiamo parlare fino a domani di Giappone, però è un'esperienza fantastica che ha arricchito tantissimo a me, sia a me che a mia famiglia, siamo stati veramente bene. La roba più bella e la roba più brutta? La roba più bella, più brutta è quella che social life non è proprio di quello come in Italia. Però tutto il resto è veramente bello. Ah, veramente che bello. Che bello. Allora, adesso vivi in Italia? No, vivo a Spalato. Come a Spalato? Spalato è fantastica. Venite a Spalato, che è fantastica. Ah, Croazia è una... Spot turistico. Sì, forse una destinazione numero uno turistica in Europa. E si sta molto bene. E da marzo a novembre siamo a 25 gradi, perciò... Molto bene. Adesso la completiamo, non è che hai un agriturismo o un albergo là che vuoi fare un po' di pubblicità? Diversi. Ah, l'avevo intuito! L'avevo capito! Diversi. Che bello, allora veniamo a Spalato? Venite a Spalato. Grazie di tutto. Grazie a tutti, ciao.